Hi guys, I'm so happy to communicate that today I'm gonna leave for 2 weeks for Graz. I'll be there to attend a course of perfume, the course of perfume. And this course is gonna be on raw materials, on the composition of perfumes, and it's a way to start speaking about the courses to become perfumers, which is not the kind, I mean, it's not this course to become a perfumer, and to courses for passionate people. It's not, it's a bit tricky. I mean, I decided to talk about this because it's kind of uneasy if you are passionate and you wanna to improve your passion, or if you are younger than me and you want to start the path to become a nose. So it can be a way to go through all these details. So please, I hope that you are gonna enjoy all the videos that I'm gonna do in these further days, or when I'm gonna be there in Graz. I think I'm gonna do three or four video speaking about the things that I'm gonna tell me and commenting and exchanging, of course, ideas with you. But now you can see that I have here a perfume. I'm very proud to present Interlude for Men. I know it's a perfume from 2012, but it's a way, it's the fragrance that I want to start with to speak about Amouage. Amouage, it's a brand that comes from the 80s, I mean 1983, and this brand, it's part of a country, Oman. This country is famous for incense, in the commerce of incense. Incense went down, I mean this commerce went down, and so they decided to the Sultan of Oman, which is the actual owner of the of this fragrance, this perfume line, decided to make this brand to help the commerce of incense. They have this silver incense, which is such a great quality of incense. Why Amouage? Why this name? He wanted to convey two things: the fact that that this brand started to use the raw materials that comes from the Arab countries, and of course the silver incense, and the best raw materials in general. And the second thing is that they are gonna exploit French and the French savoir-faire, or French way to do perfumes. In this way they are gonna keep in a product all the quality, all the best quality of the market, raw materials and expertise. I started with Interlude because I'm really fond of this fragrance. To be honest, I really adore this fragrance. This brand is very, very expensive, and I think this fragrance is worth that kind of expense, in a way. The only correction that I would do, it was to make it more persistent, because you can have six hours maybe with this wonderful juice on your skin, but if you think that you're gonna spend so much money for the fragrance, maybe you say okay, maybe 2 days or maybe a week. Now I'm also changing my mind. I don't know what you think about it, but at first I was like, okay, I want a fragrance that is have to last from the morning to the night, I have to smell it on my clothes, also the weeks after. Now I'm more on sometimes when it happens that you have tried a new fragrance and then you realize that after 4 hours it's vanished, I'm like happy because I can use another fragrance from the other part of the day. Yeah, no, maybe it's too much, maybe I'm becoming too much into this kind of things, but who cares? I mean, it's what I like.
Anyways, talking about Interlude, we're like in 1983, I've said, with the first fragrance of Guy Robert, and this fragrance, it was gold, of course the 80s, so gold is very opulent, it's gold, but it was the first fragrance that has to convey the richness as it everyone was interested in the 80s. Of course, in Italy or in the country, in the European countries. What happened to the brand? I mean, it started with the packaging and then they repacked after some years. Luckily, because the first packaging was awful by my side. This packaging is really cool and is really qualitative. Of course, if you're gonna buy one of those things, you're not gonna throw away the box, because the box, it seems like it's made by wooden and not by paper. Focus on it, because there are details, but they are important. I mean, what I think is that, of course, the best is the essence. What kind of essence it is? It's a woody fragrance, I said, the olfactory family is the woodies, with a strong spicy facet. I think that what you're gonna smell at first is the Oregon, and not the Oregon, and what we have inside it all is bergamot, pimento berries, amber, incense, sister, opoponax, leather, wood, patchouli, and sandalwood. Don't worry, it's not an oud fragrance. I mean, it's not something that you're gonna smell oud, and only oud. And it's something that you are gonna like, maybe if you like a fragrance as in the area of Terre d'Hermès. Terre d'Hermès, it's like squared. This fragrance, it's more rounded, is with a lot of facets, but the main facet is the spicy one with this Oregon and the pimento berries that are so overwhelming in the fragrance. The fragrance is very, very dry. It's a lot of woods that make you feel like one in a drink when you spray it. And also sometimes you could also have a cough because it's very, very spicy. What can I say more? The essence. The essence of the fragrance, you're gonna laugh maybe. For me, what I perceived and what I've mentally designed in my mind was like smelling the, you know, the cover, the head cover of the Berber people on horses. When you see the people with horses in the desert, they have these covers, cotton things on their heads. And I think that if I smell this, it can be smell, of course, a clean one. It can be smell like spices, like the burning thing of the fireplace in the desert, like all the, how can I say, the wooden that you can smell, the leather queer of the odor of the leash, maybe it's called leash in English, all the ropes when you keep the horse. Yeah, it's really intriguing. I mean, it's something that makes you have a mental journey in the Orient, very, very Oriental. I really like it, even I'm not so fond of Oriental fragrances, but I really like it, even there's no flowers inside. You don't have flowers, you don't have anything sweet. Speaking about this fragrance, I have to say that the nose is Pierre Negrin. Pierre Negrin is famous because he was the one that has to redesign, reformulate the fracas of Robert Piguet. So it's a masterpiece for tuberose. And I was saying that days ago I had been to Pitti Fragranze. Pitti Fragranze, you know,
It's in Italy a fair for niche fragrances, and in Petit Fragrance I have smelled Journey of Amouage, which is the newbie, is the new fragrance for men and for women. I haven't liked very much the one for women, but I really loved the one for men, which is a sort of step forward from this fragrance. It's very close to this fragrance. You don't have wood inside, but you have that slightly sweet smell of neroli and maybe a bit refreshing also of tobacco leaves. What I said more about Interlude, I think anything. I mean, I hope that you're gonna try this. If you, for example, are a user of Terre d'Hermès, spend 5 minutes to try this kind of fragrance, or maybe pass before through the red vetiver of Montale and then to the Interlude. My idea is that you can start Amouage with this fragrance. Hope you have enjoyed the review, and of course, please, I hope that you're gonna stay with me these days when I'm gonna attend the course, and comment and share feelings and thoughts regarding what I'm gonna do. Ok? Bye! Ragazzi, sono tanto contento di annunciarvi che a minuti sto proprio per partire per Grasse. Starò là per 2 settimane e ho deciso di fare questo perché ho deciso di entrare molto di più nel mondo dei corsi del profumo. È una cosa che interessa veramente a tanti, oltre che a me. E nonostante i corsi passati, voglio proprio andare a fare il corso del profumo, quello più riconosciuto in assoluto per persone che non vogliono fare i nasi, ma ovviamente vogliono diventare più esperti o comunque vogliono ancora di più arricchirsi riguardo a questo mondo. Esiste un corso solo a Grasse, dura 2 settimane, sono 2 sessioni, si spazierà tra le varie materie prime, tra le varie modalità di estrazione, di composizione di un profumo, e quindi ho deciso ovviamente di condividere con voi. Farò diversi video, spero che vi piaceranno e che avrete la pazienza di ascoltarmi come al solito. Vi farò anche un po' di stalking su Instagram, su Facebook, e quindi ovviamente come al solito sentitevi liberi di commentare e di dire qualsiasi cosa vi passi per la testa. Bellissima cosa che si unisce a un'altra bella cosa: faccio il primo video su Amouage. Ovviamente questo profumo non è l'ultimo profumo uscito, ma vi parlerò anche un pelino dell'ultimo profumo uscito. Questo è Interlude, ma partiamo dal brand. Amouage è un brand che nasce per diciamo supportare il commercio dell'incenso dell'Oman. Infatti è un marchio di proprietà del sultano dell'Oman. Nel 1983, visto che hanno visto che il mercato dell'incenso stava un attimino crollando, allora hanno detto: ciao, sai che facciamo? Facciamo una linea fantastica sull'incenso che costa un fottio di soldi, e ci mettiamo dentro le materie prime migliori in assoluto, che ovviamente riportano agli odori del mondo arabo, e il nostro silver incense di sicuro ce lo mettiamo dentro, e prendiamo il savoir-faire della profumeria francese, tutte le tecniche più avanzate di estrazione di queste materie prime e i più bravi nasi al mondo per comporre la nostra linea da mille e una notte, di cui il primo profumo Gold 1983 Guy Robert profumiere è stato proprio l'incredibile antipasto con quello che secondo loro era profumo più costoso al mondo. Questa serie di parole l'abbiamo sentito dire abbastanza, diciamo, tante volte da tante marche, quindi non mi voglio ovviamente prendere l'onere di dire che quello era il profumo più costoso al mondo, quello dopo, quello prima, non lo so. Chi se ne frega, sicuramente era un profumo molto qualitativo che portava al mondo degli anni 80, quindi un profumo molto molto pulento, un profumo veramente di chi voleva dire a tutto costi che ce l'aveva fatta. E allora, che succede? Questo profumo mi sta in un packaging anche abbastanza discutibile. Per fortuna negli anni sono uscite altre fragranze sempre molto qualitative, hanno rivisto i packaging e tra l'altro hanno addirittura fatto dei packaging da mille e una notte, nel senso che questo, a parte la bellezza di questo profumo, ma la qualità proprio dei dettagli anche nella scatola, che sembra di legno invece di cartone, tutta foderata, veramente, se ne acquistate uno non butterete via assolutamente niente.
Ma chi se ne frega del packaging? Parliamo invece dell'essenza. Quello che trovate dentro a queste fragranze, vi dicevo appunto, essere tendenzialmente come denominatore comune l'incenso silver o comunque franchincenso come dir si voglia, e quindi un sentore resinato, non è proprio l'incenso da chiesa, non vi aspettate quello perché non ve lo trovate. È un sentore un pochino più resinato che si unisce a altre materie prime per dare proprio questo odore più orientale. In realtà gli orientali non sono tanti, prevalentemente sono fragranze scipre, fragranze legnose con sfaccettature speziate e anche come posso dire, fiorite. Quindi tutto il mondo orientale che viene imbottigliato. Interlude in particolare, vi leggo le note olfattive, abbiamo un'apertura di bergamotto e di origano, bacche di pimento, ambra e incenso, cisto o poponax, cuoio, oud, patchouli e legno di sandalo. Vi dico subito che non è una fragranza che sa di oud, quindi non è qualcosa che sentite e si sente solamente oud, assolutamente. L'oud lo dovete proprio andare a cercare, e la fragranza invece è proprio secca, proprio speziata. Addirittura quando lo spruzzo a volte a me fa starnutire, vi dico seriamente. E se vi piace una fragranza secca, se vi piace una fragranza molto legnosa, visto che la famiglia olfattiva è quella dei legnosi con sfaccettatura appunto speziata, sfaccettatura dominante, note dominanti a mio avviso sono quelle dell'origano, delle bacche di pimento, perché veramente senti subito proprio quel pungere nel naso, per svilupparsi poi con i legni. E come al solito mi diverto nel tirar fuori un'essenza alle fragranze. Per me l'esperienza di questa fragranza è paro paro quella di prendere uno di quei copricapo dei cavalieri berberi che vedete nei film andare nel deserto con il loro cavallo e annusarlo, che sanno sicuramente, se sono abbastanza puliti, di qualcosa di speziato, visto che gli odori che si impregnano sono sicuramente quelli, oppure un qualcosa anche un po' di legnoso bruciato, che come può essere la visione della sera quando sono attorno al fuoco, e tutti questi, veramente questi odori insieme ti riportano proprio in quel tipo di visione. E è bello perché è così, cioè le materie prime che sentite forse non capirete molto il naso che ve lo dice, che è qualcosa di qualitativo. E quindi, che dire, un progetto fantastico. Se per esempio voi non avete mai utilizzato profumi artistici ma arrivate a profumi commerciali come Terdermess, vi consiglio di prendere in considerazione di spendere tre volte tanto per prendere questo tipo di profumo. Oppure se magari potreste non cogliere, perché ancora siete legati a Terdermess, che è un profumo super qualitativo ma non ha tutte quelle sfumature di odore che potete trovare in profumo come questo, potreste fermarvi prima e prendere un Red Vetiver di Montale, in cui spendete molto meno, quasi come Terdermess, e avete però una fragranza che veramente ha delle olfattività molto molto simili. Parlando però ancora di Interlude, velocemente vi dico che sono stato a PT Fragranze, avete visto che vi ho un po' spammato con qualcosa su Instagram, e che dire, solite 6 ore a PT Fragranze, corri di qua e di là, cerca di vedere tutto, salutare tutti, però quello che mi ha colpito insieme ad altre cose che vi ho detto sicuramente è stata la loro nuova fragranza, che si chiama Journey. Tanto non vi ho detto che questa fragranza è di Pierre Negrin, è solamente quello che ha riformulato Fracà di Robert Piguet, che spero non vi farà rabbrividire come cosa, a me personalmente come riformulazione è piaciuta. E quindi bravo. Dell'altra fragranza invece Germany non ho ancora scoperto chi è il naso, ho provato a cercare ma non ho trovato, se lo sapete ditemelo, ovviamente scrivete il tutto di sotto sui social network. E però, come dire, è una fragranza molto simile a questa, a mio avviso, parlo di quella maschile, quella femminile non c'entra niente, è un pochino più fruttata, io non l'ho gradita particolarmente, però come spesso succede io arrivo anche molto dopo su alcune cose. E questa fragranza invece Journey, o meglio, questa fragranza è come se fosse una base di partenza. Vi ho detto essere molto secca, molto 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 speziata. Nella fragranza nuova Journey togliamo il legno di oud e inseriamo invece delle note
come il neroli o come delle note di foglie di tabacco, un pochino più verdi, quindi un pochino più dolce, c'è il geraniolo, insomma ci sono dei sentori un pelino più fioriti, ma sempre un pochino verdi. Quindi la percezione sarà proprio di qualcosa che parte da questo, ma si è un attimino rinfrescato. Ovviamente ve lo dico perché ancora non è uscito sul mercato, la stanno lanciando proprio adesso a giorni, quindi se avete avuto modo, magari siete dei super eletti, non so come facciate, avete avuto modo già di sentirla o avete frequentato la mostra anche voi nel periodo di apertura al weekend, forse l'avrete già sentita, se no per tutti gli altri vi dico, la base di partenza è questa qua. Che dire? Ho concluso, come al solito, grazie mille per avermi ascoltato, grazie tra l'altro, veramente ci tengo a dirlo alle persone che mi vengono a trovare in negozio a Milano in via Belfiore, vi ho detto che sono sempre fermo lì, veramente mi fa molto piacere, vi chiedo scusa perché parlo esattamente come parlo nei video, quindi concentro veramente tante parole in poco tempo e grazie veramente di cuore, mi riempie il cuore quando venite a farmi complimenti per i video e per tutto il resto. Spero che questa cosa del corso vi piacerà e che vi aiuterà a appassionarvi ancora di più e quindi seguendo queste cose anche vi farà venire in mente altre cose ancora che potrete condividere e bla 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 bla. Ciao a tutti e a presto!